Ciao a tutti e bentornati qui sulla rubrica di Lega Nerd, dove vi presentiamo le ultime uscite in home video. Come si chiama la rubrica? Never Ending Movie. Oggi vi presentiamo Spider-Man Homecoming. Finalmente l'uomo ragno, l'amico di quartiere, il ragno di quartiere, entra a far parte del Marvel Cinematic Universe, speriamo per sempre, con questo nuovo film, appunto Spider-Man Homecoming, che vede l'uomo ragno accompagnato da niente poco di meno che Iron Man. Sei formati diversi, partiamo subito con elencarvene uno alla volta. Abbiamo subito il DVD, il classico DVD, ma questa volta abbiamo anche il bonus disc molto interessante, versione Blu-ray, anche questo sempre edizione speciale con un sacco di contenuti, Blu-ray 3D, sempre con gli stessi contenuti, doppio disco, sia due dimensioni che tre dimensioni, la versione più chiara, più attesa diciamo ormai, che è la versione 4K in Ultra HD, anche questo con doppio disco 4K e classico Blu-ray, anche qui con un sacco di inserti speciali. Poi cominciamo ad arrivare un po' all'edizione quelli da collezionisti, ovvero gli steelbook, che questa volta sono due. Il primo classico, insomma classico, il classico stile steelbook, insomma niente di che, ma molto molto carino in metallo. E poi andiamo un po' alla sorpresina, finalmente abbiamo uno steelbook con un gadget che non è altro che il magnete del simbolo dell'uomo ragno, il nuovo simbolo dell'uomo ragno, che troviamo nel centro del suo costume realizzato dal Tony Stark, dal nostro carissimo Tony Stark. Per finire abbiamo la collection in Blu-ray di tutti i 6 film dell'Uomo Ragno usciti fino ad ora. Piccola parentesi, abbiamo i primi 3, quelli classici con Tobey Maguire nei panni dell'Uomo Ragno, per cui i film di Sam Raimi, 1, 2 e 3. Abbiamo i 2 Spider-Man con Garfield, quelli di Mark Webb, e abbiamo Spider-Man Homecoming di John Watts, uscito quest'anno e di cui vi presentiamo gli home video. L'edizione Blu-ray di Spider-Man Homecoming sono impreziosite da oltre un'ora di fantastici contenuti extra, tra cui scene eliminate, blooper e la guida all'Uomo Ragno. Un divertente percorso pop-up pieno di aneddoti sul film in relazione al fumetto che tutti i fan dell'Uomo Ragno sicuramente ameranno. Non mancheranno gli speciali dietro le quinte. In Una tela intricata, Kevin Feige spiega nel dettaglio come è nato Spider-Man Homecoming e come si è integrato nell'universo cinematico Marvel. Alla ricerca di Spider-Man esplora lo svolgimento del casting e ciò che fa di Tom Holland il perfetto Peter Parker, come testimoniano i suoi casting. Un altro inserto si chiama Spidey Stunts e andiamo a vedere logicamente gli stunts, le acrobazie che sono state fatte per questo fantastico film. Tra l'altro, nota molto curiosa è il fatto che lo stesso Tom Holland abbia realizzato tantissimi dei suoi stunts, anche perché se voi lo seguite nei social si vede chiaramente che è bravissimo nel parkour, insomma è un super acrobata già prima di interpretare Peter Parker. Inserto molto interessante che si chiama I postumi e vediamo Kevin Feige aggiornarci su quello che è successo a Peter Parker, a aka Spider-Man, tra gli avvenimenti della battaglia di New York. Come battaglia di New York intendiamo la battaglia combattuta dagli Avengers nel primo Avengers, fino agli eventi di Spider-Man Homecoming. John Watts, capo della classe, ci porta all'interno del set, ci spiega un po' tutta la lavorazione da dietro alla cinepresa, sia per quello che riguarda le scenografie, sia per quello che riguarda appunto il cast, gli attori, eccetera, eccetera. Hey guys, what's up? My name is Jacob Batalon and I play Ned Leeds in the new Spider-Man Homecoming movie. I'm Tom Holland, I'm from London. Do you know where in London you're from? See, a good friend would know that. I pro e i contro di Spider-Man invece è uno degli ultimi inserti speciali, dove vediamo Tom Holland e Jacob Batalon, ovvero Ned, il suo miglior amico, parlare, scherzare, giocare, pensare come sarebbe la loro vita se realmente avessero dei supereroi, oppure che cosa succederebbe se gli capitasse una mattina di svegliarsi con un supereroe o meno. Insomma, immaginate due nerd che sanno di far parte di questo universo chiacchierare su quello che è Spider-Man e tutto il Marvel Cinematic Universe. L'avvoltoio Spicca il volo è un inserto speciale dedicato interamente a Michael Keaton e al suo avvoltoio. Chi ha visto il film sa decisamente che valore immenso aggiunto a questa pellicola, per cui inserto assolutamente da godersi a pieno. Grandissimo Michael Keaton. Come al solito, se siete interessati all'acquisto, dirigetevi verso un Media World più vicino e lì non dovete fare altro che scegliere il formato più adatto per voi. Grazie mille, Never Ending Movie di oggi è finito, vi salutiamo, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, mettete like e condividete.